Carissime, carissimi, grazie per l'accoglienza che avete voluto riservare a questa nuova rubrica. Continuate a condividere con molti altri questo desiderio di un cammino di conversione interiore che ci permetta di riscoprire e di comunicare, settimana dopo settimana, la gioia di essere liberi. Cominciamo dunque e oggi considereremo la gioia di essere liberi dal male. Ecco la parola che poniamo a fondamento del nostro incontro. Sei tu colui che libera da ogni male. Dunque Dio, il Signore, il principio, la causa e l'effetto della nostra libertà. Siamo liberi perché già liberati. Questo è il primo motivo per cui non possiamo essere tristi o arresi dinanzi al male che ci assedia. La prima infelicità che attanaglia il cuore dei credenti è dimenticare che accogliendo Cristo nella nostra vita siamo entrati nel regime della libertà dal male. Noi non siamo dei liberandi, cioè persone in fila in attesa di essere salvate, ma dei liberati, uomini e donne che portano nella loro natura umana, macchiata dal peccato e nel loro corpo ferito, le permanenti stigmate della libertà. Noi umani siamo il trionfo o il tonfo della liberazione divina, di un Dio che si muove negli spazi di libertà che gli uomini gli concedono. È per questa ragione che San Paolo, attonito, indignato, richiama i cristiani della Galazia dicendo: Cristo vi ha liberati e voi fate fallire la sua libertà, lasciandovi imporre la schiavitù di una vita senza Dio, contro Dio. Dio ha riscattato la mia libertà umana. Chi ha pagato la mia libertà dalla morte, offrendomi la possibilità di essere salvo, di mettere in salvo la mia vita? Gesù Cristo lo ha fatto. Un incomparabile dono mi è stato offerto. Cosa ne sto facendo? Quanto vale nella mia vita la gioia di essere stato liberato dal male? E che razza davvero umana potrà mai essere la nostra se preferiamo il male al bene, se barattiamo ogni giorno la gioia della libertà cristiana? In secondo luogo, vorrei dirvi che chi fa il male si fa male. E questa è una seconda verità da amare. Tanta gente è nata nel fango, ha conosciuto solo il male nella propria vita, gente che sa quanto vale il male proprio perché non ha sperimentato il bene. Noi, invece, che il vero bene abbiamo conosciuto, tradiamo, snaturiamo la nostra libertà cristiana facendola divenire fonte di errori, di azioni che fanno male agli altri e che fanno male a noi stessi. Finiamo con compiere il male, anche quello che non vorremmo o che crediamo non si debba compiere. Chi fa il male si fa male e spesso finisce male. Il male non procura mai una gioia vera e duratura. Il peccato ferisce la gioia di Dio e degli altri e ci rende schiavi di una falsa libertà umana, libertà che in molti casi ci rovina la vita e manda in crisi l'ideale e il fine della vita eterna. Quante lacrime, quanti fallimenti ci derivano da una misura sbagliata della libertà nel nostro rapporto con gli altri. Così che per coltivare gioie momentanee o vittorie in battaglie prive di verità e di amore, finiamo con il procurarci una infelicità duratura e alla fine di perdere la guerra. In terzo e in ultimo luogo, ricordiamoci che la nostra liberazione è una lotta spirituale senza fine. C'è bisogno di cuori nuovi, liberi, puliti, che si allenino in questa lotta spirituale, che tengano gli occhi aperti sul male che incatena. Abbiamo bisogno di sentire la libertà dello spirito in noi, perché dove c'è lo spirito c'è sempre la libertà di non arrendersi al male, c'è sempre l'inquietudine del bene mancato e del male subito, del bene comune rinviato e del male condiviso. Il peggiore nemico della nostra gioia è l'indifferenza al male, al peccato che alberga dentro e fuori di noi. Per cui se abbassiamo le difese spirituali, cadiamo miseramente. Ci slega dalle catene del male la preghiera di liberazione, rafforza le nostre difese interiori la preghiera di lode,
bonifica i nostri cuori bisognosi di amore da tutti i nemici spirituali, il canto dello Spirito, i suoi gemiti inesprimibili, che sono l'anelito della libertà dello Spirito in noi. Chiediamo a Dio di reimparare a camminare nella libertà, a fare piccoli e progressivi passi di libertà interiore, vivendo con gioia la nostra liberazione dal male, custodendo la nostra libertà, che è la presenza dello Spirito di Cristo in noi. Per concludere, vi propongo un esercizio spirituale da fare lungo il corso della settimana. Preghiamo con più convinzione e con più aspettative il Padre nostro. E alla fine, quando diciamo liberaci dal male, ci fermiamo, visualizziamo i mali più ostinati nella nostra vita e chiamandoli per nome, uno a uno, diciamo: Padre, liberami da questo male. Bene, carissime, carissimi, potrete rivedere e risentire questa trasmissione sui nostri canali social per approfondire il tema che abbiamo trattato. Avete notato che sono state di aiuto immagini e celebri detti selezionati a commento. Adesso seguirà un breve sommario, un sunto delle parole bibliche a cui ho fatto ricorso. E in conclusione un invito a pregare con un testo che ho scelto per voi. Sunto e preghiera saranno anche disponibili in un apposito post su Facebook. E allora, grazie e alla prossima settimana, spero più consapevoli della gioia di essere liberi dal male.